amici! Ciao! Io sono Kata! E io sono Jim! E questa è... Spazi Life! Ragazzi, scusa, tu è mio. Ciao amore. Ciao amici, io sono Jim. No, i ragazzi ci volevano rubare il posto. Molto ambito. Magda, ciao. E Felix, ciao. Vicini molesti. Bene amici, portatela da qui. Bene amici, siamo qui a presentarvi oggi la seconda puntata di Assaggi Thailandesi. Partiamo subito così veloci. Partiamo col primo. Facciamo scegliere alla Amanda. Tra i tre. Questi sono, facciamoli vedere in camera. Abbiamo un ospite di là, però non voleva farci riprendere. Questi sono Chewy Tamarind, direttamente dalla Thailandia. Assaggiamoli. Non ho idea di cosa sia. Attento, è piccolo, le cose piccole non vanno bene. Aspetta, c'è una bustina. Perché c'è questa bustina che si mette tipo nelle scarpe? Deve essere una cosa molto assaggiarla, devi assaggiarla. 2, 3. Non ha partito, ma le prese di mamma mia. Secondo me la mano. Shake it and chew. È 3. 3. 3. Gommoso. Dolce. Sembra un caramelle da bambino. No, sembra un vetta. Sì. Però tu usa piccante però. Sì, un vetta piccante. Che voto gli diamo? Sulla scala da 1 a 10 io ho 6. Al momento lo metto tra i peggiori. No, dai, a me non dispiace. Non ho mai mangiato la cacca di coniglio. Però questo potrebbe avvicinarsi. Spero che coniglio ha mangiato più wasabi. È uguale. E adesso partiamo con i secondi assaggi. Scelgo io. Cos'è? Fallo vedere. Non so cosa sia. Sembra pollo. C'è un pollo. Thai fried deep chicken. Noi dobbiamo mangiarlo e loro non sanno nemmeno come si pronuncia. Arriva lo scienziato. Sì, sembra del pollo cinese caramellato. Tutti per uno per pollo. Uno per pollo! Dolce? Ma sono delle brioche al pollo? Buono? Sembra pollo caramellato. Non mi pento di definirlo esecrabile. Se quella di prima era cacca fresca, questa è cacca secca. Molto secca, dolce, ma sempre cacca. Questo 4. Però lo preferisco a quelli di prima. Fai il bis allora! Fai il bis! Ragazzi, a 250 la Jim si mangerà una scorpacciata di pollo dove si è arrotolato! Yeah! Mi spiace, che festa! Adesso, beh, allora, diciamo che posso finire per il pezzo forte finale! Allora, andiamo con questo! Yeah! Patatine! Non vedo l'ora! Sweet crispy fish! Mazda, che cazzo hai scelto? Ragazzi, patatine di alici fritte! Ha lo stesso odore del cibo dei pesci, uguale! Sì, però quello che fa cacare. Perché tu lo assaggi?
Io sì. Perché mi tocca. No, è il cibo per pesci. Io sì. Assaggio anche i pesci. Sembra patatina caramellata. Sono patatine, ragazzi, dai, un po' di... Sì, con un puzzo. Avete presente il film di Bud Spencer quando è in mezzo al mare con un sacco di confezioni? Che cibo era? Che scatolette erano? Non lo so, ma secondo me erano più buone di queste. E lui le aveva buttate a mare. E l'ho così. Mamma mia. Mamma mia. Dai, però non puoi sapere se è buono o no, se non lo so. Devo dire assolutamente no. Sa proprio di... Anche la caca non l'ho mai assaggiata, ma lo dico che non è buona. Voto 1. No. 0. C'hanno questo vizio, i thailandesi, di mettere il pesce essiccato dolce. Zio Billy, perché? Perché? Finito. Allora siamo arrivati al pezzo forte della serata. Per l'ultimo perché è il più buono, giustamente. Speriamo. Non l'hanno mai assaggiato del più buono. Noi l'abbiamo mangiato svariate volte, quindi mi sembra giusto che questo pezzo forte spezzi ai nostri amici. No, schiaccia! E qua è l'inculata. E qua è l'inculata. Sto facendo la caramella in mano. Questo è talmente buono. Questa è la marmellata di durian. Il frutto dell'amore. Il re di tutti i frutti! Com'è che lo chiamano? The king of fruits. Loro all'amore non lo fanno mai. Oh si esce, lo già vedo. Ma dai, sembra... che esce così, direi. Mamma che non mia! È importante. No, questo no! Dai, è uguale identico! No! Mi ricordo quello che ho fatto ieri sera! No! Mi rifiuto! Stacca un pezzettino! No! Boh! Mordilo. No! Mordilo! No, è già piccante! Non è piccante! Giuro, non è piccante! Ma non lo stacco! Stacca un pezzettino per... Dai ragazzi, avete mangiato di peggio? Sì. Non penso. Non sarà mica peggio del primo, di sicuro. Vai! Tra il mio 3! Via! Lo prendo in stand by, non ci penso. Gli abbiamo mai parlato dei durian? Il durian è quel frutto che puzza più dei piedi di puzzo lentissimo. Non che il sapore sia molto meglio, Pensate che questo frutto è vietato in ogni posto pubblico in Asia. Negli hotel, sugli autobus, sui mezzi pubblici, sulle spiagge lo dovrebbero rendere vietato. No, ma veramente schifo. Vi vogliamo bene, ragazzi, perdonateci. Noi no. No! E sono amici. Figurati di nemici! Purtroppo sono stati nemici! Ma veramente no! Allora! Dai, l'Italia può essere bella! Fate una classifica! Ci si diverte, belle spiagge! Pesce fresco! Manco pesce sacco. Dolce! Ma cibo però! Mamma mia! La cucina italiana non la batte nessuno! Questa non è cucina, questi sono snack, ragazzi! Gli snack italiani non li batte nessuno! Vuoi mettere una buona bruschettina? Vuoi mettere la polentina sopra? Mamma mia! Vuoi mettere il baccalà alla vicentina contro le patatine di aringhe? Ma anche le patatine normali! Oh mio Dio, è arrivata una sbaffata! Ma la cosa bella di questo è che tra un po' ritornerà. Oh mio Dio! Bene ragazzi!
Siamo tornati. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete no, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Manda, no. Metti un mi piace, guys. Mi piace proprio per nulla. Felix e la Maddalena. Grazie ragazzi. Non vedremo mai più. Siamo stati ospiti al cinema. Cambiate cucina. Abbiamo perso due amici questa sera. Poco ma sicuro. Allora, mai più. Condividiamo. Non condividete se no nessuno va più in Thailandia. Iscrivetevi a questo super canale. Venite a fare gli assaggi. Mamma mia. A vostro rischio e pericolo. Continuate a seguirci anche su Facebook e su Instagram. Al prossimo video. Ciao ciao ciao. Ciao ciao. Mi interessa più vodka. Puoi fare qualcosa che ti piace. Seguila. Vai, c'è qualcosa che prenda fuoco. Shot, shot, shot.